Grazie. Dottor Bermudez. Arrivederla, dottore. Te ne vai già a casa, Giulia? Oh, sì, ti giuro che sono distrutta. Sono stanchissima. E dimmi, come sta adesso Riccardo? Bene. È un toro. Ha recuperato più rapidamente di quello che pensavo. Beh, Gonzales, ciao. 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 Ciao, come stai? È già finito? Sì. E tu? Io me ne andrò tra un'ora. Elsa viene a prendermi. Ah, che bello. Tu ed Elsa non litigate mai, Carlos. Vi volete molto bene, eh? Neanche tu e Riccardo litigherete più. Non lo so, Carlos. Non so che cosa succederà tra noi due. Quella Marta Galvan. Che cosa c'entra lei? Quella ragazza mi fa paura. Mi vuole strappare Riccardo. Senti, ascolta, Giulia, Giulia! Presentati dagli architetti Colombi e Ferrari, propone alla sua clientela il grande concorso Club Fancucine Design. Assieme alle mille luci e alle sue stelle, a San Giustino Valdarno, aperto anche i festivi nel pomeriggio. Lei che cucina col pomodoro fresco, sa dirmi quale di questi piatti è condito con pomodoro fresco e quale con polpa pronta di rete? La prego, assaggi. Ora provi l'altro. Fare il pomodoro fresco. No, differenza non ce n'è. Ma cosa faccio? Pimpincola lì? Non lo distingo. Eppure, signora, questo è condito con polpa pronta di ricca. Non me l'aspettavo, giuro. C'è? Che sostituisce il pomodoro fresco dell'estate. Polpa pronta di ricca. Il profumo e il sapore del pomodoro fresco. Lei se ne vada. Esca dalla mia casa. Perdonami, Marta. Marta, perdonami, amore mio. Perdonami. Ma che cosa si è messo in testa? Che visto che papà non c'è più, io possa essere aggredita in casa mia? Per favore, Marta, come puoi credere che io possa fare una cosa del genere? Io credo solo che lei sia uno sconsiderato, un esaltato, uno stupido. Ecco che cosa credo. No, ti prego, io ho diritto di porgerti le mie scuse. Per favore, Marta, ascoltami. Lei non ha nessun diritto. Lei non è altro che un incosciente. Come ha fatto a uscire dall'ospedale? E perché è entrato in casa mia così? No, no, Marta, per favore, ascoltami. Non voglio ascoltare niente. Lei dovrebbe rispettare almeno il mio dolore. Mio padre è morto da poche ore, se ne rende conto. Ed è morto perché lei occupava l'unica attrezzatura che avrebbe potuto salvargli la vita.
La occupava per la sua irresponsabilità, per la sua idiozia, perché voleva fare lo spiritoso. Non capisce che per colpa sua è morto un uomo buono e generoso. Sì, sì, lo so, lo so. Per l'amor di Dio, non lo ripetere più. Il dottor Galvan era un uomo che io stimavo molto, che ammiravo, che rispettavo. Non sono stato io, cerca di capire, è stato il destino. Per favore, perché non vuoi capirlo, Marta? È stato il caso. No, non voglio capire, non lo capirò mai. Se lo metto in testa, non voglio capirlo. Non vedi che questa situazione mi fa sentire peggio? Io sto male, sto molto male. Sono i rimorsi della sua coscienza. Ma voglio dirle una cosa, e per l'ultima volta. Esca dalla mia vita. Lei è un brutto ricordo per me. Per favore. Non mi tocchi. Se ne vada. Fuori di qui. Non ha sentito. Non ha capito, signore, non voglio vederla mai più. Mi disgusta la sua presenza. Mi ripugna. Se ne vada. Se ne vada. Marta. Marta. Capito? Le ha detto se ne vada. Che cosa aspetta a farlo? Senta, giovanotto, non si intrometta in faccende che non la riguardano. Nessuno ha chiesto il suo aiuto. È una questione privata. Sono venuto qui per parlare con Marta. Marta non vuole parlare con lei, e nemmeno io. Mi sembra molto semplice. Se ne vada via. Non vede che disturba? Va bene, me ne vado. Mi dispiace, Marta. Io non volevo farti del male. Perdonami. È l'unica cosa che ti chiedo, di perdonarmi. Quando sarai più serena, quando potrai capirmi meglio, cerca di perdonarmi. Che cosa faccio, Gonzales? Contreras non è in camera sua. Cosa? E dove è andato? Ah, non lo so, credimi, non lo so. Pensi che sia fuggito dall'ospedale? Beh, da Contreras ci si può aspettare di tutto. Cosa è successo? Riccardo è fuggito dall'ospedale? Vede, è quello che pensiamo. Non è in camera sua. Ma quell'irresponsabile ci mette sempre nei pasticci. Vogliamo andare, tesoro? Aspetta un momento, c'è un grosso problema. Sì, dottore. Non riusciamo più a trovare Contreras. Cosa? E dove è andato? Mi dispiace, non lo so, dottore. Riccardo è impazzito. Non può giocare così con la sua vita. Quando sono entrata era lì, tranquillo, addormentato. Sono passata più tardi e non era più nella sua stanza. L'ho cercato per tutto l'ospedale, però non riesco a trovarlo. Non so più che cosa fare. Bene, dobbiamo trovarlo immediatamente. Quell'incosciente rischia la vita. Sta meglio, però ha ancora bisogno di riposo. Non può essere andato molto lontano. E dove pensi di cercarlo? Ma non lo so, in qualsiasi parte dell'ospedale. E molta discrezione, mi raccomando. Aspettami un momento, tesoro, e torno subito. Posso usare il telefono, per favore? Certo, signorina. È incredibile. Giulia? Sì, Elsa, dimmi. Giulia, ti chiamo dall'ospedale. Riccardo è fuggito. Come? Ma cosa stai dicendo? Questo non è possibile, non posso crederci. Pronto? Cerca di riposare, tesoro. Se continui così, ti ammalerai. Stai chiedendo troppo al tuo organismo e questo non va bene. Che cosa posso fare, Ernesto? Che cosa?
Vivere, Marta. Vivere. Vivere senza papà. E come? Io non posso. Sì, ce la farai. Perché io ti aiuterò, tesoro. Ernesto, non voglio più vedere quell'uomo. Mai più. Non voglio che si avvicini più a me. Perché mi sta perseguitando. Sta calma, cerca di calmarti, non lo rivedrai. Te lo garantisco. E ora devi riposare, eh? Mm? Riposa, amore. Mi raccomando, Celia, devi stare molto vicina a Marta. È diventata nervosa dopo aver visto quel tipo. Già. Chissà com'è arrivato qui. Era ricoverato in ospedale. Grave, a quanto ne so. Gravissimo, gravissimo. L'ho visto strano, molto affaticato. Direi addirittura turbato. Ma non lo so. L'unica cosa che posso dire è che merita pienamente l'appellativo di pazzo che gli hanno dato in ospedale. Deve mettersi in testa che Marta non vuole essere molestata mai più. E se ci prova di nuovo, se la vedrà con me, te lo assicuro. Lo farà una volta, due volte. Lo farà tutte le volte che gli salta in mente. Che stai dicendo, eh? Marta lo rifiuta. Crede che suo padre sia morto per colpa sua. Lei lo perdonerà. Ricordati di quello che ti dico. Lei lo perdonerà. Non ti sei reso conto della situazione alla festa di laurea? Non puoi essere così cieco, Ernesto. Reso conto? Di cosa? Della verità, Ernesto, della verità. Marta è cotta di quell'uomo. Che cosa? Senti, Celia, sai qual è la verità? Che non sai quello che dici. Sono pure supposizioni le tue. Non sono supposizioni, Ernesto. Marta è innamorata di Riccardo Contrera. Non è vero, Celia, non è vero. È la verità. Non ti sto ingannando, credimi. Non so con quali intenzioni mi dici questo. Ma io non posso esserne sicuro. Deve essere lei a dirmelo. Per favore, Ernesto, Marta non ti ama. Perché non riesci ad accettarlo? Non ti ama! Deve essere lei stessa a dirmelo. Ho bisogno di questa illusione. Non mi capisci, Celia? Perché nonostante tutto, di quanto soffrirò, di quello che accadrà, io la amo. E continuerò ad amarti. Stupido. Qui non c'è. Non c'è. L'abbiamo cercato dappertutto. Qui non c'è. E allora? Amore, non posso andare via senza sapere che cosa è successo a Riccardo. Accidenti. Riccardo non è un bambino. Non c'è bisogno di stare in pensiero per lui. Lui sta bene. Hai ragione, tesoro, però lui è mio amico, Elsa, è anche amico tuo. Sì, lo so, però lui abusa della nostra amicizia e non ne ha diritto, Carlos. Senti, voglio dirti una cosa, io non voglio fare la balia a Riccardo per tutta la vita. A quanto vedo, lui non ha alcun rispetto per noi. Tutto ha un limite, Carlos. Ma sei impazzito, Riccardo? Dove ti hai ricacciato? E cosa ti salta in mente? Amore, aspettami un momento, per favore. No, non ti aspetto più. Tesoro, aspettami. Signora Perez, per favore, mi aiuti. Dobbiamo portarlo nella sua stanza. Mi aiuti, per favore. Pure un tostereo. Compadisc compreso, 100 di potenza. Io vi dico grazie a tutti. Meglio del meglio al mercato. No, signore, tu non farai un passo fuori dalla base perché ti metto out. Per favore, papà, io devo andare in ospedale, credi. Mi dispiace, niente da fare. Ma non sei appena tornata dall'ospedale? Figlia mia, ora devi riposare. Riposare, riposare. Devi recuperare le forze, per la vista, per poter battere bene e vincere l'inning. No, papà, non parlarmi con i termini del baseball. Invece sì. Perché i termini del baseball sono quelli che hanno permesso alle mie cronache sociali, sociali e sportive, di stimolare l'intero campionato. Non devi correre molto. Chi corre troppo rischia di rimanere senza fiato ed è costretto a fermarsi. Dio mio,
D'accordo, papà, va bene. Se è quello che vuoi, parlerò così. Allora, me ne vado allo stadio perché il lanciatore è fuori base, capisci? È fuori base. Il perfetto, lanciatore ha lasciato vedo la base. Capito, contento vedo che hai capito bene. Il tuo lanciatore bene? Non si è fatto male ad un braccio, ma ha battuto la testa. Ah. Riccardo non è un bambino ingenuo che non sa a quale rischio si espone lasciando la base. E voglio dire il letto. Non capisci qual è la situazione. Accidenti. Non dire accidenti. Accidenti. D'accordo, d'accordo, scusa, ma cerca di capire. Non ti discutere prego. Qui, io sono l'arbitro. Ho detto out ed è out. Basta, non out. Non posso più, non ne posso più. Ah, state discutendo ancora dello stesso argomento. Potrei scommettere che Riccardo si è alzato dal letto, che non avrebbe dovuto alzarsi, che quel ragazzo è un incosciente. E va bene, ma... Mamma, ti prego. Senti, Riccardo ci ha fatto passare una notte terribile. Mamma, ti rimetti anche tu. Basta con le discussioni, papà. Tanto ho deciso, me ne vado. Vado in ospedale. Non alzare mai più la voce. Basta, per favore. O ti espello per indisciplina. Esigo rispetto. Basta, Luis Camillo. Accidenti, non so chi dei due è più testardo. Sta zitta, Consuelo. Devi ammettere che Giulia si è comportata male in questa partita. Ti prego, papà, io gli voglio bene. Cerca di capire, gli voglio bene. Oh, non pensare di intenerirmi. Forse non hai capito, Giulia, ma in questa casa i pantaloni li porto io! Ti prego, Giulia! Giulia! Mi dia quella pasticca. Per favore, mi misuri la pressione, signorina Altuve. Non ha voluto vedermi, Carlos. Non mi perdonerà mai. Non mi perdonerà mai. Non ha voluto ascoltare. ...130/80, dottore. È normale. Il dottor Andrade non è in ospedale né in casa, dottor Ruiz. Va bene, non insista, lasci perdere. D'accordo. Segno qui per il dottor Andrade le sue condizioni. Per favore, mi raccomando, seguite le indicazioni che ha lasciato il mio collega, eh? Certo, hai capito, Altuve? Riccardo è un suo paziente. Sì, dottore. Quando la smetterai di fare sciocchezze? Anche stavolta hai rischiato la vita. Spero che dormirai tranquillo per lo meno 24 ore, così non combinerai altri pasticci. Signora Perez, io devo andare. La mia ragazza mi sta aspettando e sarà furibonda. Bene, tenga. Riccardo non corre pericoli, grazie a Dio. Meno male. Però le sarei grato se potesse restare ancora un po' con lui. Non si preoccupi. Può stare tranquillo, dottor Ruiz. Grazie. Resterò qui con lui. Grazie. Buon riposo. Signore, mi può dare quel bicchiere, per favore? Certo. Grazie. Marta. Marta, per favore, ascoltami, amore mio. Marta. Marta. Marta, per favore. Marta, amore mio. E anche se sembra incredibile, anche se la gente era convinta che Alvaro Galvano avesse proprietà e un bel conto in banca, non è vero, Ernesto. Alvaro è morto in povertà. Questo vuol dire che a Marta non ha lasciato niente? No, niente. Perché, Dio mio, perché? Non ti sembra una grande incoscienza che il dottor Galvan, mamma, non si sia preoccupato dell'avvenire di sua figlia, della sua unica figlia? È questo tutto l'amore che provava per lei. È morto e l'ha lasciata così in miseria. Beh, detto così, in questo modo, è molto facile farlo apparire un irresponsabile. Però io ti assicuro, Ernesto, che non è così. Alvaro non aveva niente, anche se aveva guadagnato molto denaro con la sua professione. Perché era un uomo troppo buono, figlio mio, perché dava tutto agli altri. A tutti quanti, tranne che a sua figlia. In definitiva, ciò che le ha lasciato è la casa. Mm-hmm. E forse nemmeno questa, perché è stata ipotecata. E la cosa peggiore non è questa, ma il fatto che l'ipoteca è molto alta. Alvaro l'aveva fatta per avere in prestito il denaro che gli serviva per comprare le nuove attrezzature cardiologiche per l'ospedale. Che incoscienza. Che incoscienza, Dio mio. Ma che cosa farà Marta ora? Io vedo solo una soluzione. Che Marta e Celia vengano a vivere in questa casa con noi. Certo, questa casa non ha le comodità della loro, però se si adattano, se Marta è d'accordo, non c'è problema.
Non credo che accetterà. E perché no? Probabilmente non vorrà vivere con me. Ah, Ernesto, per favore, perché dici questo? Non mi ama, mamma. Ah, non dire sciocchezze, caro. Non solo non mi ama, ma è innamorata di un altro uomo. Cosa? Marta è innamorata di un altro uomo. E di chi, Ernesto? Di quel tipo, Riccardo Contreras, il medico. Se nel buio dei tuoi occhi saprò dipingere i miei sogni, allora io per te rinascerò dal niente. Indefinibile, che fa di ogni gesto una poesia e tende la tua mano per la via. Se nel buio dei tuoi occhi saprò dipingere i miei sogni, allora io per te rinascerò dal niente dopo, no, diremo mai giorni così fra desideri istanti, io di luce riempirò lo sguardo. Perché gli uomini sono così? Sono tutti disordinati. Seminano giornali dappertutto. Buttano le cose nel primo posto che capita. E questo non è niente. La stanza da letto è un vero caos. Pantaloni e camicie sparse dovunque. Un disastro. Non faccio che raccogliere e raccogliere. E non sono nemmeno riconoscenti. Certo, come se fossimo nati solo per servirli. Mamma, c'è nessuno in campo? No, tesoro. E come direbbe tuo padre, l'arbitro è in trasferta a giocare una partita di domino. Meno male. Senti, mamma, allora vado in ospedale. Se per caso torna e chiede di me, inventa qualche cosa. Oh, figlia mia, inventa, Consuelo, inventa. Non preoccuparti, tanto ci pensa la mamma. Se tuo padre se ne accorge, te la farà pagare cara. Non ti aveva proibito di uscire? Oh, mamma, io amo troppo Riccardo per spaventarmi per una sciocchezza simile. Al massimo papà potrà darmi due schiaffi. Pazienza. Ho cercato di convincerlo, ma sai com'è testardo, mamma. E inoltre... L'amore non si può fermare, Esatto. Tu mi capisci, vero, mammina?
Senti, nello stato in cui si trova Riccardo, se rimango qui muoio di angoscia. Va bene, vai pure tesoro, però torna presto, hai capito? Evita discussioni con tuo padre. Non preoccuparti, mamma. Sta tranquilla. Sì, tesoro, ciao. Ciao, mamma. Ah, l'amore, l'amore. Povera Giulia. Per colpa tua, il dottor Galvano è morto. In nome della Repubblica e con l'autorità della legge, le conferisco il titolo di medico chirurgo. Non voglio vederla mai più. Se ne vada. Lei è un brutto ricordo della mia vita. Marta. 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 Stia tranquilla. Stia tranquilla. Va tutto bene. Continui a dormire. Ha avuto un incubo. Solamente questo, dottore. Ora è passato tutto. Cerchi di dormire. Mi dà un bicchiere d'acqua, per favore, signora Perez. Sì, subito. Vediamo un po'. Che cosa le succede, dottore? È molto inquieto, ha detto molte cose. Cosa ho detto? Beh, chiamava sempre Marta. Marta? Marta è la figlia del dottor Galvano. Era quello che pensavo. Si riferiva a lei, allora. Forse lei può capirmi meglio. Signora Perez, mi sento tormentato. Non lo so, il dottor Galvano poteva salvarsi e... Stia calmo, per favore. Non si torturi per questo. Io amo Marta. Ora sì, so che la amo. Sono sicuro che è un amore impossibile, però io la amo. Ciao. Ciao. Ehi, lasciami. Perché tutta questa fretta, bellezza? Aspetta un attimo, dove vai? Vado a vedere Riccardo. Ho fretta, devo tornare subito a casa. Aspetta un attimo. Per favore, devo vederlo. L'hanno ritrovato. Ritrovato? Ma cosa vuoi dire? Riccardo era scomparso per caso? Di cosa parli, Giulia? Augustin, tu non sai mai niente. Come no? Il tuo adorato tesoro, la tua gioia, è nella sua stanza a fare confidenze alla signora Perez. Confidenze su cosa? Sull'amore. L'amore, quello che ti si legge negli occhi, che senti nel cuore e che ti fa vibrare nell'aria.